Lorenzo Scuderi, 44 anni, avvocato, già consigliere comunale e attuale tesoriere del partito, è il nuovo segretario del PD di Vittoria. È stato eletto ieri sera dalla direzione cittadina del Partito Democratico, riunitasi nella sede di via Castelfidardo. Lasciata alle spalle la terribile debacle elettorale dello scorso giugno e raccolti i cocci di ciò che è rimasto, quindi il PD volta pagina e cerca di ricostruire un progetto politico degno di questo nome, affidando ad uno dei suoi uomini più esperienti il futuro del partito in città. Assumo con uno spirito di impegno in un momento particolare per la città di Vittoria. Il Partito Democratico ha perso le elezioni e quindi adesso è venuto il momento di cominciare a fare politica. Sono stato eletto segretario e assumo questo incarico consapevole delle difficoltà che attraversa il partito e attraversa la città di Vittoria. Io penso che sia necessario cominciare a fare politica, a parlare di politica a Vittoria, perché ricordo ai cittadini che il Partito Democratico è l'unico partito che è rimasto in città, ci sono poi delle liste civiche. Quindi abbiamo il dovere e l'onere di riprendere i contatti con la città e di affrontare i problemi, la crisi agricola, i problemi del mercato ortofrutticolo legati anche al regolamento, il piano regolatore. La nostra sarà un'opposizione non demagogica e non basata su attacchi o su offese, ma il mio obiettivo è quello di fare un'opposizione propositiva, affrontando con serietà tutti i problemi della città. Naturalmente il compito dei nostri consiglieri sarà quello dei nostri consiglieri comunaletti, quelli di fare opposizione al Consiglio Comunale e di contestare tutti gli atti che non sono utili alla città di Vittoria.